le scuole pelosi stanno diventando dittature. Va bene, siamo tantissimi, forza! E non ci avrete mai come volete voi! Ale, 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 oh! Ale, 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 oh! E non ci avrete mai come volete voi! Ale, 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 oh! Ale, 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 oh! Ragazzi, indietro, indietro, bisogna partire con questo. Sono stato a una manifestazione sabato a Roma, gigantesca, e domenica un'assemblea nazionale. Ho sentito cose molto interessanti, tipo che basterebbe chiedere lo 0,3% di tasse a quelli che hanno un reddito di 500.000 euro l'anno per coprire le spese dell'istruzione pubblica. Ho sentito dire che il cacciabombardiere costa 20 miliardi di euro. E noi continuiamo a comprarli, a mandarli a casa. I nostri soldi li fanno esplodere in Afghanistan, in Iraq, dove muoiono persone, civili, bambini. Noi li vogliamo qui, i nostri soldi, per noi. Non vogliamo così dalla gente. E l'ultima cosa volevo dire a tutti, che oggi alle 5 a Firenze c'è un corteo delle superiori che parte da San Marco. È la piazza accanto a San Marco, Santissima Annunziata. Io spero che riusciate a venire quanti l'altra volta, anche di più, perché l'altra volta eravamo tantissimi da Empoli. Ed è importante fare queste lotte uniti, perché da soli non si vince. Grazie. Ragazzi, c'è qualcuno che ha perso la rabbia? Allora, sarò sincera, sarò sincera, com'è fatta? Scrivicela. Qui ci vogliono, ma mi si sentono? Mi si sentono! Allora, qui ci vogliono perché siamo in piazza a manifestare. Se voi andiamo a capo, spiegategliela a tutti perché siamo qui. Spiegategli, non possiamo accettare una riforma che inizia con un taglio di 8,7 miliardi alla scuola pubblica. Chi è che ci dice? Non possiamo accettare una riforma, che qua non si può neanche chiamare riforma, perché la riforma prevede un investimento.
tutto. Questa inizia con un taglio. E chi ci dice che la scuola pubblica andava riformata, andava cambiata? Siamo a tre in testa, e non è così che si cambia la scuola pubblica. Così non ci la rivelate da tutte parti. Ragazzi, nel 68 avevano le palle di fare queste cose. Guardiamoli farle anche noi. Ti passi ricordare. Perché sta andando a finire tutto male. Ci tagliano le gambe, l'istruzione, ragazzi. Bella paglia. Ragazzi, la media europea del prodotto interno lordo di ogni Stato europeo che investe in ricerca e istruzione è l'1,4%, in Italia è solo lo 0,9% e vengono tolti alla scuola, all'istruzione e alla ricerca ogni anno. Facciamoci sentire che